Guerra fratricida o pluralismo? E questo è il dilemma che attanaglia la vicenda politica del Partito Democratico di Carmiano. Una dolorosa spina nel fianco anche per la segreteria provinciale. Una querel che va avanti da lungo tempo tra la giunta di Umberto Ferrieri Caputi, con al suo interno candidati di centrosinistra, e la segretaria del PD Stefania Arnesano, oggi candidata nella lista di Giancarlo Mazzotta orientata verso il centrodestra. Ieri l'ennesimo scontro a distanza tra l'Arnesano e l'assessore uscente Massimiliano Marino, accusato dalla segretaria d'aver da solo organizzato il dibattito a sostegno della lista Ferrieri Caputi ed essersi appropriato abusivamente del logo del PD. No, non mi sento sicuramente un abusivo, tra l'altro diffidato, perché credo che l'abuso sia stato fatto proprio dal circolo cittadino, e in quanto in maniera direi indecente si è schierata in una coalizione che è appoggiata per intero dalla PDL. Quindi, per quanto mi riguarda, credo che la scelta sia stata coerente con l'appartenenza all'area del centro-sinistra. Quindi pertanto noi abbiamo ritenuto opportuno fare questa iniziativa appunto per rivendicare appunto l'appartenenza del Partito Democratico all'area insomma del centro-sinistra. Quindi questa è l'occasione per dissipare ogni dubbio su quell'elettorato che insomma in quest'ultimo periodo non è stato, come posso dire, preso da forti perplessità su questa scelta insomma del circolo cittadino. Non si sente solo il sindaco uscente Umberto Ferrieri Caputi, nonostante la distanza della segreteria comunale del PD. Il dialogo con il centro-sinistra in questi 5 anni c'è sempre stato. Certamente sì, anche se il PD, inteso come partito e l'espressione della sua segretaria, non ha mai parteggiato per questa amministrazione, ma gli uomini che si riconoscono all'interno del PD hanno sempre avuto uno splendido dialogo con noi e in qualche modo, se si sono eventualmente allontanati dal partito, si sono avvicinati verso di noi, e questo oggi è l'esempio di chi, seguendo le vicende cittadine, in qualche modo si è reso conto di questa discrasia tra la base e la segreteria, e in qualche modo rappresenta quello che è il disagio di un partito a livello locale che, pur dovendosi rappresentare in maggioranza ed essendo anche rappresentato in maggioranza, poi non è capace di costruire quella che può essere una linea politica di centrosinistra. All'incontro svoltosi al Magliano, presso il centro polifunzionale, hanno partecipato il capogruppo alla regione Antonio Maniglio e Cosimo Durante, sindaco di Leverano, che hanno espresso palesemente l'appoggio al sindaco uscente. Felice di essere un diffidato, felice di essere un diffidato, ma soprattutto di essere qui con voi insieme agli amici di Carmiano, felice di essere insieme a voi e a tanti amici e compagni che vedo in questa sala e che altri compagni invece non vedo qui, ma che non ho visti neanche in altre sedi. Iniziare il nostro simbolo con candidati che sono espressione delle PDL, degli uomini di Berlusconi, del congedo, della destra sociale e quant'altro. È qualcosa di aberrante che sta succedendo. Del caso Carmiano ne stanno parlando tutti. Ne stanno parlando tutti. E ahimè, la cosa ci ferisce e ci duole. Ci ferisce e ci duole perché insieme ad Antonio e ad Umberto Ferreri, il sindaco, ne avevamo parlato in tempi non sospetti anche con la segreteria provinciale, prendendo anche degli impegni che purtroppo sono stati disattesi. Compagni, consiglieri, candidati che certamente faranno un gioco di squadra per far vincere ancora una volta Ferrieri Caputi. Noi ci siamo assunti una responsabilità, me la sono assunta in modo particolare io. Questa iniziativa è nata parlando con Massimiliano, con Cosimino Rollo, con Vittorio Barrozzo, con Mario D'Agostino. Ci siamo visti e abbiamo detto che non è possibile che il Partito Democratico possa essere rappresentato dentro una lista dove naturalmente non c'è nulla che riguarda davvero la democrazia. Una strana vicenda sembra essere quella della spaccatura del PD di Carmiano. Un fritto misto dettato forse da interessi personali, strategie politiche per accaparrarsi qualche porzione di territorio in più.
Un tempo, quando la politica aveva in sé anche un polmone che dava ossigeno alla coerenza delle scelte in base ai propri valori ideologici, forse allora questa diatriba si sarebbe già spenta con il commissariamento.